Ciao, sono Giovanni, benvenuto o bentornato nel mio canale e in questo video in cui ti porto la procedura completa per modificare il firmware della PoKid V90. Questa è una retro console che abbiamo già visto e vi ho già portato nel canale. Se non hai visto il video ti lascio il link qua sopra nelle schede oppure sotto nella descrizione di questo video. E appunto con questo nuovo firmware avremo la possibilità di implementare le sue funzionalità e aumentare il numero delle emulazioni. La prima cosa che dovremo fare è comunque quella di fare il backup della memorietta da 64 giga che era contenuta all'interno della PoKid, in maniera tale che se per caso per qualsiasi motivo questa venga rovinata avremo sempre la possibilità di poter ripristinare il contenuto all'interno di una nuova micro SD. Il nuovo firmware comunque non lo andremo a installare in questa micro SD perché la terremo ovviamente da conto per avere come è arrivata in origine la PoKid V90, ma useremo delle micro SD da 64 giga. La mia scelta è ricaduta su questo kit da 5 della Top Ezel, prese su Amazon a un prezzo direi decisamente ottimo, perciò per fare queste prove direi che sono più che indicate. Vi lascio il link in descrizione, tanto comunque non abbiamo bisogno di grossissime velocità né di scrittura e né di lettura. Andiamo al computer e vi faccio vedere come si fa tutta la procedura. Originalmente la console ha un firmware basato su Linux, si chiama NXOpe ed è comunque un firmware datato che gli comunque permette di poter emulare diverse console del passato, ma con delle forti limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la PlayStation. Con questo firmware invece si riesce ad emulare e migliorare non solo le vecchie console come già visto nella recensione, ma anche aumentare gli emulatori. Infatti prendiamo in prestito, diciamo così, il software di una console più recente e basata sullo stesso hardware che si chiama Mio. È una mini console che l'anno scorso ha fatto tantissimo successo e che purtroppo adesso è praticamente introvabile, ma soprattutto se si trova la si trova a dei prezzi decisamente più alti rispetto a quella della PoKid V90 che vi porto nel canale, quasi praticamente il doppio. Allora, di cosa avremo bisogno per fare questo aggiornamento di questo firmware? Sicuramente ovviamente del link dove andare a scaricare il nuovo firmware, e vi lascio ovviamente tutto in descrizione, e qui è spiegato poi in inglese ovviamente il software che ci servirà. In questo caso noi useremo questo sviluppato apposta per la versione Q90, V90 e Q20 che hanno lo stesso identico firmware. Volendo c'è anche un ulteriore video che vi spiega come installarlo, ma ovviamente ripeto è in inglese. Cliccheremo sopra il PoKid V90, che è il firmware, io l'ho già scaricato ed è un file da zippato da circa 1,7 giga. Ci servirà poi un programmino per gestire le partizioni, si chiama Partition Wizard, e un programmino per invece scrivere le ISO sulla micro SD, si chiama Win32 Disk Imager, che tra l'altro è il programmino che ci servirà anche per fare il backup dei giochi originali contenuti nella PoKid V90 quando vi arriva. Se non ce l'avete installato nel computer, anche un 7-zip o un WinRAR per scompattare ovviamente il firmware che abbiamo appena scaricato. Installiamo i programmi che ci mancano, perciò il 7-zip, io in questo caso l'ho già installato, il Win32 Disk Imager, che è un programma appunto come dicevamo per scrivere le ISO nelle micro SD, in questo caso non lo lanciamo, ma sì, lo lanciamo dopo, lo vediamo dopo. Poi installiamo anche il Partition Manager, che questo ci serve perché è importante, non la versione Pro ma la versione quella gratuita, tra l'altro è in italiano. E qua togliamo le ultime due flag, quella del mini tool Shadow Maker Free, che è quello di backup e ripristino che non ci interessa, è quello di partecipare al programma di miglioramento dell'esperienza utente. Andiamo avanti, completiamo, aspettiamo che completi l'installazione nel computer e a questo punto abbiamo il programma installato. Qui possiamo ovviamente non accedere, se voglio posso creare un account, ma possiamo farlo anche senza. Ok, in questo caso chiudiamo la schermata che si è aperta di Edge, che non ci interessa, e questo programmino, non prendete paura, è il programmino che ci va a leggere le partizioni contenute nel nostro disco, ma questo lo vediamo adesso con più calma. Allora,
La prima cosa che facciamo adesso è quella di creare il backup della micro SD da 64 GB che arriva in confezione con la Pochi DV90. Io ho già inserito il lettorino di schede sul mio lettore di SD del computer tramite adattatore, e quando lo inserisco, magari lo rifaccio così ve lo faccio vedere, quando inserisco la chiavetta, la SD card, Windows mi avvisa con dei messaggi che è necessario formattare delle unità perché non le hanno riconosciute, e ovviamente in questo caso noi dobbiamo dire di no. Sono due partizioni in formato Linux che ovviamente Windows non riconosce, e se ci vuole scrivere ti dice che vanno formattate. Noi in questo caso le lasciamo intatte pena la perdita dei dati che ci sono all'interno. Fatto questo, andiamo su un mini tool partition. Il disco da 64 giga è questo qua ultimo, che è la micro SD che ho appunto installato, e c'è una partizione, quella più grossa, da circa 57 giga, che vedete che è anche quella più usata, che normalmente non è visibile da Windows. Perciò con il tasto destro sopra alla lettera appunto corrispondente devo, in questo caso io l'ho già attivato, ma devo dirgli di attivare la lettera, di dare una lettera a questa unità. In questo caso è H, volendo potrei anche dargli un'altra lettera e dare poi OK. A questo punto devo dare applica, ed ora in poi, adesso ve lo faccio vedere così. Vedete che c'è la freccia che mi indica applica. Lui aggiorna le impostazioni e d'ora in poi avrò la possibilità di trovarmi una partizione che si chiama I, dove all'interno ho delle cartelle. La cartella che ci interessa principalmente è la cartella ROM. Se faccio tasto destro con il mouse su proprietà, vedete che c'è una cartella da quasi 41 giga. Questa praticamente è tutta la directory contenente le ROM dei giochi divisi per contenuto. Già da qui potremo fare intanto un primo backup se vogliamo, perciò adesso io prendo questa cartella e la copio nel mio disco di salvataggio, nel mio disco magari del computer, o se ho un hard disk esterno anche su un hard disk esterno, e faccio un primo backup. Questo ci servirà perché una volta che installeremo il nuovo firmware all'interno non ha nessuna ROM di gioco, e perciò all'interno poi non troverò nessun giochino. L'operazione ovviamente è abbastanza lunga, questa velocità dipenderà tantissimo dal vostro computer. Lui sta leggendo le varie ROM a circa 30 mega al secondo, ci impiegherà 14 minuti. Ok, siamo arrivati al 97% del salvataggio delle ROM. Questo è un passaggio in più, ma poi tornerà sicuramente comodo. Perfetto. Ora facciamo invece il vero e proprio backup di salvataggio della memorietta. In questo caso io ho il mio disk interno di salvataggio più appunto il disco C, ma mi vedete qui troverà diverse altre lettere corrispondenti alle unità esterne. In questo caso infatti di SD card troverà il boot più due partizioni Linux più la partizione FAT32 di prima. Clicchiamo qui su partizione, scegliamo dove vogliamo mettere, la metto qui nel desktop, la immagine backup V90, apri. In questo caso mi viene già indicato la lettera F, che corrisponde a una delle lettere della micro SD, e in questo caso devo fare leggi. Lui a questo punto farà una lettura di tutta la micro SD, le sono 64 giga, e ovviamente ci metterà un bel po' di tempo. Qui questa barra verde avanzerà e creerà una copia di tutta la micro SD 64 giga in un file sul desktop che si chiama backup v90.iso. Ok, siamo arrivati al 98%, il programma ha creato il backup della micro SD in dotazione con la Pochi DV90 in circa 18 minuti. Questo è il file che lui ha creato, ecco qua, perfetto. Questa è l'immagine, proprietà, vedete, 58 giga.9, e questo ve lo salvate perché appunto è il file importantissimo per, se eventualmente combinate qualche pasticcio, per poter ripristinare la console alle impostazioni iniziali. A questo punto rimuoviamo la micro SD e installiamo invece all'interno una micro SD da 64 giga nuova, dove installeremo il nuovo firmware. In questo caso adesso la micro SD
che ho inserito risulterà vuota. Se io vado, faccio il tasto destro sulla proprietà, mi compare la scritta che è formattata in exFAT ed è appunto da 58 giga.2, ma questo ci interessa poco. Riapriamo di nuovo il programmino Windows Image 32 e a questo punto scriviamo il file del firmware modificato sulla microSD. Prima di farlo bisognerà estrarlo, perciò tasto destro sul file POKID Q90V90CFV versione 1.3.3, estrai qui, lui ovviamente scompatterà il file, è un file IMG. Da circa appunto 1,8 giga, con all'interno, ecco qui, tutto il firmware. Perciò lo seleziono, una volta scompattato il file diventato da 3,9 giga, apro, mi selezionerà in automatico la lettera D perché il programma riconosce che c'è una microSD collegata sulla lettera D. A questo punto faccio scrivi e lui incomincerà a scrivere il nuovo firmware sulla microSD. Ovviamente mi dice se sei sicuro di volerlo fare, perché ovviamente questo sarà una scrittura distruttiva, per quello usiamo una nuova microSD, visto che costano comunque poco rispetto a usare quella della POKID. Yes! Questa è una procedura che sicuramente è molto più veloce rispetto a quella di prima. Lui creerà diverse, le famose tre partizioni, due in Linux, una di boot e quella in FAT32. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, ci ha impiegato 3 minuti e 37 secondi, 95%. Una volta terminato tutta questa operazione, comparirà il solito avviso che ci sono delle formattazioni, delle partizioni che Windows non riconoscerà come partizioni utili e ti chiederà di formattarle. Eccolo qua, qua possiamo chiudere, ovviamente qua gli diamo sempre a nulla, perché altrimenti mi cancellerà la partizione con Linux e non funzionerà più il software. A questo punto noi dovremo andare, vediamo se la vediamo, ok. In questo caso la lettera H, che è la main partition, che è quella con il FAT32 dove abbiamo la cartella ROM, è visibile, ma noi ci interessa in questo momento andare ad ampliarla alla massima capacità in base alla chiavetta che abbiamo utilizzato, alla microSD che abbiamo utilizzato. Se avete lasciato aperto il programma Mini Tool Partition dovete rifare un refresh perché lui vada a verificare di nuovo l'ISO del collegati al computer, perciò basta cliccare sulla rotellina dell'aggiornamento e vedete che mi ha trovato il disco 3 in MBR da 58 giga con la main che però in FAT32 è solo da 1,4 giga. A questo punto vado sopra, tasto destro, e devo dargli il comando estendi, eccolo qua. In questo caso lo diamo a tutta la massima capacità disponibile sulla microSD e diamo ok, diamo applica, anche qui ci metterà un pochettino e estenderà la partizione principale dove all'interno metteremo i giochi alla massima capacità della chiavetta. Se avete usato una chiavetta da 128 ovviamente vi darà tutto lo spazio libero che è rimasto, se avete usato una chiavetta da 32 tutto lo spazio libero che è rimasto. Il programma del firmware fa una piccola partizione appunto come abbiamo visto da circa 2 giga ed è sicuramente pochissimo per poterci installare dentro le ROM dei giochi. Eccoci qua, siamo arrivati al 99% della operazione di ingrandimento della partizione. E ci troveremo una partizione H da 57 giga. A questo punto possiamo chiudere il mini partition tool che non ci serve più. Riapriamo il gestione risorse e lo facciamo in due schermate, così è un po' più facile capire cosa e cosa copiamo. Allora, questa è la partizione appunto H che abbiamo poc'anzi ridimensionato. Andiamo sulle ROM e qua troviamo tutte le ROM che adesso sono compatibili con la POKID e con il nuovo software, mentre sulla destra
sulla sinistra, pardon, qua troverete le icone di quelle che invece abbiamo salvato prima, vedete che sono molte molte meno. Ora non facciamo altro che ricopiare le cartelle che sono comuni, le copiamo da questa parte qua a questa, in maniera tale così ci troveremo almeno tutti i vecchi giochi nella nuova versione del software. Facciamo una cosa con calma. Non coincidono tutte perfettamente. Ovviamente anche questa operazione sarà comunque lunga perché sono 40 giga di ROM da spostare. Volendo potete spostarvi anche soltanto le ROM alle quali giocate, per evitare poi di trovare tante cose che non userete mai. E via così. Una volta ultimato questo processo, rimuovete la micro SD dal computer e la installate e la inserite all'interno della BookID, e questo è il risultato. Una volta completato l'installazione del nuovo firmware all'interno della micro SD a 64 giga, non ci resta altro che inserirlo nella BookID nel suo slot micro SD e fare l'avvio. Ora ci ritroveremo davanti a una nuova schermata, quella della Mio, che è appunto il firmware modificato dal quale è stato preso appunto il nuovo firmware, ma adattato per la PoKid e perciò personalizzato. Questa sarà la nuova interfaccia grafica, sempre con il tasto L1 R1 c'è la possibilità di navigare come si faceva prima nei quattro menu. In questo caso c'è quello delle configurazioni, che è rimasto tale quale, nella quale ci sarà la possibilità di andare a cambiare l'orario, la data e la lingua, oltre che i tempi di salvaschermo, il timeout per il salvaschermo e lo spegnimento, oltre che la luminosità e il volume. Questo è rimasto praticamente identico, mentre sulla parte della board, la parte dove c'erano tutte quante le applicazioni, anche qui sono cambiate le app, graficamente sono molto più belline, c'è sempre il commander, hanno introdotto una calcolatrice che prima non c'era, c'era sempre il music player e il video player, un terminale per scrivere a video diciamo i comandi, ma è praticamente inutilizzabile o comunque inutilizzato almeno nel utilizzo quello più canonico. C'è un programma per scrivere, c'è questo programma che, se non ricordo male, è quello per, esatto, che era tradotto in cinese per gli appuntamenti. Tra l'altro, da qua per uscire da questo è sempre un fastidio. Che antipatico, questo è veramente una rottura di coglioni. Vabbè, come sempre qua lo spengo e lo riaccendo. Strano che continui a mettere ancora questo software, che poi appunto non viene, non ha nessuno scopo, non viene praticamente mai utilizzato, e allo spegnimento adesso, se non si fa la corretto spegnimento tenendo premuto il tasto start per qualche secondo, ad ogni riavvio verrà fatto un check della partizione FAT32 dove ci sono all'interno i giochini, e questo ovviamente ti farà perdere ovviamente del tempo, e questa procedura ovviamente sarà più lunga in base a quanto grande sarà anche la, è direttamente proporzionale alla grandezza della micro SD che avete utilizzato. Ok, tornando a noi, questo appunto abbiamo detto era quel programmino per fare gli appuntamenti, gestisce i propri appuntamenti, le proprie scadenze, ma è in, abbiamo detto, in cinese. Qui abbiamo un Explorer che è l'equivalente dell'Explorer risorse per spostare i file da una parte all'altra, e questo invece è quello per leggere eventualmente anche dei PDF o dei EPUB. Cambiamo, andiamo a vedere invece quelle che sono le emulazioni. Si parte con la Amiga, il Game Boy, Game Boy Advance, il Super NES in questo caso, sì, il NES, pardon, non il Super NES, il Nintendo NES, il Super NES, il Pocket Super NES, che è quello portatile, il Sega Game Gear, il ColecoVision, il Sega Mega Drive, l'Atari 2006, l'Atari Lynx, il PC Engine, che non è altro che l'emulatore dei primi giochi 3D in PC, il MAME, cosa che prima non c'era nel vecchio firmware con la PoKid, il Final Burn Alpha, il Neo Geo, il DOS Box, vabbè questo è un DOS, il Pokémon Mini, anche questo prima non c'era, il Wonderswan che prima c'era, la PlayStation 1, il Vectrex che anche prima non c'era, l'MSX, l'Amstrad CDP, il Neo Geo Pocket Color, il Commodore 64 che anche questo prima non c'era, mancava, il vabbè, Game & Watch che non so cosa sia, un altro, credo che sia un altro emulatore, il Sinclair Z Spectrum, il Pico 8
e di nuovo il Game Boy. Come avete visto ce ne sono veramente tante. Avendo copiato all'interno tutta la ROM che c'era all'interno della Pokidi originale, perdono, la micro SD originale della Pokidi, vi ritroverete tutti quanti i giochini che erano installati. Qui tra l'altro adesso vedete in alcuni casi ci sono anche delle preview, delle foto del gioco, queste le ho aggiunte io con un'altra procedura che poi vi porterò sempre nel canale per migliorare ulteriormente, diciamo, l'esperienza utente di questo menu. Come sempre tasto A per far partire, tasto B per tornare indietro, mancano i giochi delle nuove emulazioni, perché sulle nuove emulazioni inserite, se non ci sono state le caricate le ROM, bisogna inserirle, perciò andranno scaricate da internet e poi tramite il PC caricate nella rispettiva directory. La stessa cosa vale per l'Amiga. Non ci sono ROM all'interno. Allora, questo è uno degli esempi dell'estetica che c'è all'interno, della nuova skin che c'è all'interno, ma ovviamente possiamo andare a modificarla sempre sulla configurazione, nel settaggio dei temi. Questo si chiama Game Show, c'è anche questo che è il Neon Wave, cambia completamente tutta la impostazione e c'è la possibilità di andare negli emulatori. In questo caso poi gli emulatori si cambia dal su verso il basso, perciò una volta sono diverse anche l'icone, cambia poi il menu. È un modo diverso di vedere il menu, poi in base a come, questo è gusto personale, uno se lo va a vedere, se lo va a impostare in base a come vi piace la visualizzazione. Torniamo su skin, New Wave, questo è New Comics, questo è molto bello, fatto molto bene, sembra appunto di sfogliare un fumetto. Andiamo a vedere qui le varie emulazioni, vedete che sono fatti veramente molto molto bene, molto carini. Questi invece sono emulatori, il menu è praticamente impostabile in base al proprio gusto. Devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Dark, ve le faccio vedere tutte così. Questa forse è quella che un po' si avvicina alla impostazione che aveva la Pokidi all'inizio, però con una grafica decisamente più moderna rispetto a quella che era inizialmente. E questa è la default, questa proprio credo che sia proprio quella, esatto, quella che c'era in confezione, bene o male, con nuove icone e ovviamente con le nuove emulazioni. Torniamo su skin, font grid, questa è un'altra ancora, non mi piace, dopo ripeto sono gusti personali. Game Show, questa a mio avviso è quella più carina, almeno è quella più bella e fatta meglio. Allora, una cosa importante, una volta fatta questo cambio di passaggio a questo nuovo firmware, di fare lo spegnimento tramite il passaggio o alla app che la trovate nelle impostazioni, e perciò una volta arrivati qua premete il tasto A e si spegne il sistema, oppure tenendo premuto il tasto Start per 2 secondi compare questa scritta e sempre con il tasto A inizierà il power off. Quando il LED si è praticamente spento, a questo punto posso spegnere con il tasto. Questo mi preserverà da poi al prossimo riavvio di trovarmi di nuovo la schermata con FAT32 da analizzare e perciò aspettare tutta l'analisi della schedina prima di poter arrivare al menu. Perciò è importante d'ora in poi fare questo passaggio. E per questo video ragazzi è tutto, io come sempre vi chiedo di lasciare un like a supporto del lavoro svolto, se non siete iscritti al canale di fare l'iscrizione per voi è gratuita, a me aiuterà a crescere e potrò portarvi altri contenuti inerente al mondo delle retro console, ne ho già pronte qui 2 per le prossime recensioni. Se avete delle domande in merito a questa procedura di passaggio al nuovo firmware per la Pokidi V90 lasciatemi pure la domanda sotto nella sezione commenti, io di solito rispondo sempre a tutti. Come sempre vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione per la procedura completa e ci vediamo al prossimo video. Ciao!